Tira fuori. Eccolo. Il sogno diventa realtà per la frazione Torrone della città di Sulmona, da oggi cardioprotetta. Con una breve cerimonia il sindaco Anna Maria Casini, insieme al sindaco di Introdacqua Cristian Colasante e all'amministratore unico del Cogesa Vincenzo Margiotta, ha presentato il prezioso strumento salvavita collocato presso l'ex scuola elementare della frazione. Presenti insieme alle associazioni di volontariato, la protezione civile, la sezione Anna degli Alpini e la Croce Rossa e tanti residenti che si sono impegnati, i referenti di Diadema, l'associazione che si occupa dei corsi di formazione all'utilizzo del macchinario in caso di emergenza. Il defibrillatore, collocato oggi nella serie del seggio elettorale, è stato donato da Cogesa. Ma più che il Cogesa, io ribadisco, ringrazierei tutti quei ragazzi e quelle ragazze che hanno partecipato agli avvisi pubblici per la ricerca del personale fatti da Cogesa e che hanno inteso donare una parte di quel biglietto, diciamo, di partecipazione in favore di alcune associazioni che fanno cose importanti sul territorio, la prima tra le quali l'associazione di Torrone, che si è premurata di munire questa frazione che, come dicono, dice il sindaco di Introdacqua, copre comunque di fatto tre comuni, di un mezzo che mi auguro non utilizzeranno mai, ma che se dovesse servire è comunque utile, può salvare una vita. Sono 18 defibrillatori installati sul territorio comunale, per tutti recentemente scattata la manutenzione. Tra l'altro è un gesto che avviene dopo che la città di Sulmona ha rinnovato i suoi defibrillatori, quindi ha fatto manutenzione ai suoi defibrillatori, quindi conferma l'impegno sul versante della cardioprotezione, perché abbiamo detto questa è una frazione cardioprotetta. E quindi sì, questo si inserisce nel programma generale che Sulmona sta dedicando perché in caso di emergenza, se dovesse servire, siamo attrezzati, siamo pronti. Che appunto, come dicevi Andrea, abbraccia un grosso territorio e quindi si sta creando una vera rete cardioprotetta. Nel comune di Introdacqua sono presenti già 4 defibrillatori, questo a valle qui nel comune di Sulmona abbraccia la parte di sotto del comune di Introdacqua e si sta creando una vera rete, sperando che non venga mai utilizzato, però è importante la prevenzione e la formazione dei cittadini. Beh, il defibrillatore è fondamentale perché la maggior parte dei casi gli arresti cardiaci avvengono in presenza di qualche cittadino, di qualche passante, e l'intervento deve essere immediato. Teniamo conto che l'intervento del 118 ha sempre dei tempi molto lunghi che non sono compatibili con i tempi immediati con i quali bisogna intervenire, per cui avere la disponibilità di un defibrillatore è fondamentale, e avere persone formate che abbiano fatto i corsi di formazione di BLSD diventa fondamentale per il loro corretto utilizzo. Sono 2 anni che stiamo lottando per questa cosa. Ci avevamo i ragazzi che sono abilitati, ne sono una decina, i ragazzi non io. Io sono abilitato, però faccio parte di... E non avevamo l'apparecchio. Praticamente adesso in questa zona abbiamo aperto un ombrellino che non può servire, però nessuno ci avvisa. E quindi è un bene per tutti quanti. Anche per qua abbiamo la collaborazione del Comune Introdacqua, per la coesione territoriale non la stiamo mettendo in atto, certo, col comune di Sulmona, più il Cogesa che ci ha condannato. Così ha concluso il Franco Lotito, l'anima dell'iniziativa, che ha distribuito alla popolazione un volantino con tutti i numeri utili da contattare in caso di bisogno.